Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo video. No, ho fatto l'errore. Ho appena fatto l'errore, mi sono chiuso fuori. Ragazzi, benvenuti a Mumbai. Lì, come vedete, c'è un bellissimo deposito edile. Questo è il nostro attico. Non siamo a Mumbai, ma siamo bensì in Grecia. Siamo a Cefalonia. Sempre in questo video c'è un clima che esce la mattina alle 10 e c'è un caldo che non avete idea, ragazzi. C'è una roba. Grazie. Siamo venuti in Grecia per una bella settimanina di vacanza, però non volevo mancare un video anche in questa settimana, quindi ho deciso lo stesso di fare un video. Non sarà solo un video di vacanza, perché avevo già fatto un video di vacanza l'anno scorso quando siamo andati in Corsica, ma tanti l'hanno apprezzato, ma altre persone avevano scritto che non gli interessava vedere le vacanze. Vabbè, a parte che decido io cosa fare sul mio canale, però siccome non voglio annoiarvi troppo, siccome non ci sarà bici in questo video, andremo a vedere tutti assieme, nel senso io e gli altri presenti in questa casa che sembra deserta in questo momento, faremo la reazione alle sigle che mi avete inviato per il giveaway dei 50.000 iscritti. Quindi insieme alla Bea, alla Rihanna e al Boreto faremo poi la reaction alle sigle che mi avete mandato e decideremo il vincitore proprio del giveaway. Quindi rimanete fino alla fine. Però prima di andare a vedere appunto le sigle, cosa c'è dall'altra parte dell'isola? Fischioni. Ci sono i fischioni? Fischioni da? Culo. Questo è il nostro scooterello, il mezzo di trasporto di questa vacanza. Ferrari rossa per questo viaggio. Ragazzi, io vi consiglio di non andare in motorino senza mettervi la crema sui piedi se andate in ciabatte, perché piedi, ragazzi, ustionati. Senti nella tua ultima serata in Grecia, Albi? Ultima serata. Dovete sapere che oggi è l'ultimo giorno per Alboreto in questa fantastica Grecia. Ma prima, Alboreto, dobbiamo tornare in appartamento. Per aggiudicare. Per aggiudicare, ragazzi. Ok ragazzi, adesso come promesso andiamo a vedere il vincitore del giveaway dei 50.000 iscritti. Lo so, sono in ritardo, ve l'ho promesso, sono arrivato lungo coi tempi, però siamo a 75.000 iscritti. Non so neanche quando uscirà questo video, saremo magari oltre già i 70, non lo so. Però finalmente scegliamo il vincitore del giveaway, perché in tutto questo tempo ho aspettato i video che dovevate inviarmi, non mi sono arrivati tutti, ma un po' sono arrivati, quindi per quei pochi eletti che già erano stati scelti, adesso oggi sceglierò il vincitore. Però non sceglierò il vincitore da solo, perché ho bisogno del mio team di giudici. Oh! No, l'ho fatto in ritardo, rifacciamo. Guardate che avete un compito veramente importante, dovete scegliere il vincitore del giveaway, eh? Facciamo prima una pausa, ragazzi. Bravi a tutti, no, bravi a tutti quelli che l'hanno inviato. Tutti gli altri? Andiamo in ordine totalmente casuale, ragazzi. Allora, primo video che andiamo a vedere. Primo video che... Il primissimo video che andiamo a vedere è quello di Andrea Maestri, che aveva commentato con andare in un supermercato e urlare sigla dal microfono del commesso. Bella la maglia di Allo. Sigla. Un po' timido però, devo dire. Però guarda, guarda. Red Bull. Ah, c'è anche... Bello. Bello. Questa marchettata da Red Bull, però... Sì, ma io non ho visto, ma le signore si sono girate, vediamo.
signora non l'ha neanche cagato proprio. Il signore ha detto vabbè, oh, ma chi è questo? Comunque top maglietti di Arlo. Il secondo video che andiamo a vedere è di Faster Game trattino basso, che va commentato con: farsi trainare da un motoscafo con il parapendio sulle spalle gridando sigla. Ah, io li ho già visti, ragazzi, io li ho già visti questi. Difficile. Qua difficile. Loro no. Sigla. Lo voglio rivedere. Vuoi rivedere? Guardiamo. Sigla. L'audio esatto era registrato dopo, cioè non era nel mentre che registrava il video. Poi super. Che impegno, ci ho voluto tanti soldi per fare questo video. Faster Game, apprezziamo il fatto che almeno a lui abbia mandato il video. Perché tanto anche Faster Game, che anche senza mezzi è riuscito esatto a farlo. Molti che ho selezionato invece il video non me l'hanno neanche mandato. Quindi almeno lui si è impegnato e ha provato. Anche se diciamo che personalmente io mi aspettavo una cosa un po' vera. Terzo video è quello di Gianluca Marvulidrum, che ha scritto: mentre sono in un ristorante mi alzo e dico scusate un attimo di attenzione suonando il bicchiere con una forchetta, devo dire una cosa molto importante. Ora con la vostra attenzione, sigla. Ma tra l'altro, ma è sto cameriere? Cameriere. Ah, il biglietto del cameriere così. No, scriviamo Gianluca. Sigla! No, guardate la faccia quando ha detto attenzione, mette il casco. Sigla! Ma guardate quando si gira la faccia della signora davanti. L'ultimo frame è il frame con questa signora qui. Madonna, che disagio. Disagio palpabile. Disagio palpabile. Sì. Grande Gianluca, giusto si chiama. Abbiamo adesso il commento di iVoz, o iVoz, adesso di preciso non so. Non è iVoP26, è iVoz. Che ha scritto: scrivere sigla con vari componenti della bici, volendo anche animato, con tipo il cavo del freno che si srotola, le manopole, tutte parti mobili o piccole che messe bene vanno a comporre la parola. State attenti che questo si è impegnato, io li ho già visti, quindi... Bello. Molto si artistico. Vede l'impegno, apprezziamo. Esatto, si vede assolutamente l'impegno. Tra l'altro, sì, ma poi la cosa da sottolineare è che è anche filmato bene, con le luci giuste, sì, con una camera che filma bene. Bello, sì. È fatto in maniera praticamente semi-professionale o professionale. Bravo iVoz. Bravo. Thumbs up, pollice verde per iVoz. Ma c'è lo special, cosa vuol dire? Dopo. Il quinto video che andiamo a vedere è di Leonardo Magazzù. Anche lui, come... no, era Andrea Maestri, sì. Come Andrea Maestri ha scritto: entrare in supermercato, supermarket, e gridare sigla nel microfono delle comunicazioni di servizio. Già all'inizio, sono la prima video, non è ancora partito il video. Ciao, Peter. Stanno già ridendo, ragazzi. Ciao. Sigla. La fine va veramente il tocco di classe a questo video. Entra occhialetto con caschetto da paolotto. Non ha guardato neanche in faccia la tizia. No. Che la tizia lì che vuole stava... cosa cazzo c'era in mano? Un ventilatore? Cos'era quella roba lì che c'era in mano? Ha preteso il microfono. Perché se ne è fregato. E poi fa... l'occhialetto di Spider. Sigla. E guarda, no, qui è da guardare la tipa dopo che lui ha detto sigla. Sigla. Video. Ci vuole un po' solo la voce un po' più alta. Dovete ricordatevi sempre di riprendere le reazioni degli altri, perché sono le cose migliori. Sì, comunque sì, questo qua è fantastico, perché il valore aggiunto lo dà questi un secondo dopo che fa, dopo che hai detto sigla, la tizia che fa con il ventilatorino in mano. Ultimo, ragazzi, ultimo, perché sì, io ne avevo scelti tipo più di 10 di commenti, ma in 6 me li avete mandati, quindi sceglieremo meglio la prossima volta. In 6 avete questa opportunità. Quest'ultimo è di Tommaso Brambilla, che ha scritto: creare una scena di battaglia con costumi e armi dove si combatte in bicicletta a rullare al posto di guerra. Sigla. Pronti? 4 secondi di video. 4 secondi di video, pronti? Sigla! Alziamo bene il volume. Sigla! Ma il suo urlo iniziale è proprio tipo squarciagola. Però secondo me bravi anche i ragazzi, gli amici, esatto. Non so, avrei contrattato pezzi del giveaway per fare questa cosa, per obbligarli a fare questa cosa imbarazzante. Allora, abbiamo finito i video, quelli che io ne avevo scelti di più, però appunto abbiamo finito quelli che mi avete mandato. Effettivamente erano questi 6 speciali. Però di tutte le varie sigle che mi mandate, veramente me ne arrivano una quantità industriale adesso. Però recentemente me ne è arrivato uno che mi ha fatto morire da ridere, che volevo fare
farvi vedere. Non c'entra col contest, però volevo farvi vedere. Perché ci siamo, ci me l'ha mandato su Instagram e mi ha fatto morire quando l'ho visto. Allora, notate solo la prima schermata, c'è uno skate. Sì, l'ho visto. No. Dai, è da pensare. Mettetevi il casco. È vero, mettetevi il casco, c'ha ragione Alberto. Però ragazzi, incastrata, madonna. Ha sendato tutto lui. Cioè lui è sending puro. Come il Necroxid rosa. Mamma mia che stile. Dobbiamo decidere il vincitore del mega giveaway. Che tra l'altro ragazzi vi lascio una clip per ricordarvi che cos'è il super giveaway. A me è piaciuto tantissimo lo stop motion. E mi ha fatto un sacco ridere il secondo ragazzo al supermercato con il caschetto e la signora quello, dice quello... Allora io sono sempre tra Ivoz e cazzo, quelli della battaglia per me speciale. Bea. Io no, lo sai che sono indecisa. No, a me è piaciuto anche quello della banchetta, ma semplicemente per il fatto che non te lo aspetti. Sigla! Esatto. Poi no, gli altri due sono quello appunto del il secondo del supermercato, okay. E quello della battaglia. Da quello che posso dire io avevo detto creatività. E effettivamente avevo già scelto comunque quelle le idee più creative. Bisognava vedere un po' realizzazione generale, impegno nel realizzare, quindi la voglia che ci si metteva effettivamente a realizzare anche un video, perché un po' di sbattimento. Infatti solo insieme l'avete mandato e tutti gli altri zero. Quindi quello di iVoz è quello che ovviamente è il più professionale e quello meglio, meglio fatto assolutamente di tra tutti. Io infatti sono deciso tra lui e cioè quella che entra, cioè quella signora che fa dobbiamo sceglierne uno che si becca questo premio. Ovviamente non è l'unico giveaway che farò sul mio canale, quindi ragazzi state sereni e tranquilli. Alzi la mano per chi vota per Leonardo. Attenzione! E quindi si aggiudica questo giveaway di 50.000 iscritti. Siamo super in ritardo, lo so. Ma si aggiudica iVoz. No, mi dispiace, non potrei premiare tutti, però abbiamo scelto questo vincitore. iVoz. È proprio bravo, ragazzi, proprio bravo. Lo so, scrivetemi nei commenti anche voi chi avreste scelto. Ho voluto proprio non essere da solo per non prendermi solo io la responsabilità così. Ci ha messo tutti la faccia qua, bastardine. iVoz, scrivimi su Instagram o insomma dove vuoi, anche per mail, la mail quella di sigla, e il tuo indirizzo, che così ti mando il giveaway. Ragazzi, è stato un piacere anche in questo video stare con voi. Noi dobbiamo finire le nostre vacanze. Apprezzate il fatto che anche durante queste vacanze abbiamo fatto un video, non sono stato fermo, anche se magari il video è un po' diverso dal solito, non c'è stato riding, non c'è stato niente di estremo. Grazie di aver visto questo video e ricordate sempre di iscrivervi, che stiamo crescendo un sacco, stiamo raggiungendo numeri mai visti prima d'ora in pochissimo tempo. Grazie mille a tutti. Spero di arrivare a 100.000 iscritti in modo tale che facciamo un giveaway. Ragazzi, facciamo giveaway della vita. Va ciao, bene? Vado. No, faccio così. Ciao ragazzi.